se vai con l'audio. Buongiorno a tutti, ci siete? Siamo pronti? Allora, cominciamo la conferenza stampa. Qualcuno ha detto no? Okay. Cominciamo la conferenza stampa, un breve video sul patto per il lavoro, poi interviene il presidente Bonaccini, la vicepresidente Schlein e l'assessore Colla. Prego. Ci sto perché è il momento di guardare avanti. Ci sto perché anch'io voglio fare la mia parte. Perché me lo merito io e ce lo meritiamo tutti. Ci sto perché così saremo un po' meno distanti. Ci sto perché la nostra terra è sempre stata generosa con noi. E non possiamo più rimandare, è l'ambiente che ce lo chiede. Ci sto perché il lavoro deve essere di qualità, per tutti. Ci sto perché quando avanzano le donne avanziamo tutti e tutte. Ci sto perché la sostenibilità è bellezza e democrazia. Perché partecipare è cambiare le cose. Ci sto perché sulla salute non si scherza. Perché fare impresa è creare nuove opportunità. Ci sto perché uno più uno più uno diventiamo tutti. E se siamo tutti, possiamo davvero fare la differenza. Ci sto perché non c'è Emilia senza Romagna. E non c'è Romagna senza Emilia. Ci sto perché le differenze non diventino disuguaglianze. Ci sto perché tutto parte dalla scuola. Ci sto per me, ma anche per gli altri. Ci sto perché un patto è un percorso. Da fare insieme. Patto per il lavoro e per il clima. In Emilia-Romagna il futuro lo costruiamo insieme. Buongiorno a tutti, credo sia una giornata molto importante per questa regione, per questa legislatura. Nasce oggi un patto che è inedito nel Paese, patto per il lavoro e per il clima indica già rispetto agli ultimi 5 anni un investimento superiore al passato su tutto il tema della sostenibilità, è il risultato di un lavoro che tutta la giunta regionale, coordinato dal lavoro di Elly Schlein e Vincenzo Colla, in particolare sui temi, dopo diranno, della transizione ecologica e di quella del lavoro, sono due parole, lavoro e clima, che danno il nome al nuovo patto. E voglio ringraziare oltre 50 sigle di istituzioni, ci sono tutti i comuni capoluogo e le province di questa regione, ma anche le rappresentanze di ANCI, UPI e UNCEM, cioè i comuni montani, ci sono CGL, CISL, UIL e UGL, le rappresentanze del lavoro, ma anche tutte le associazioni di impresa. Ci sono le camere di commercio come le banche, c'è l'ufficio scolastico regionale come il forum del terzo settore del volontariato, ci sono i professionisti, ci sono per la prima volta due sigle come Lega Ambiente e i comuni Rifiuti Zero che decidono insieme a tutti gli altri soggetti che già avevano firmato il patto per il lavoro precedente del 2015 di aggiungersi in questa sfida che guarda anche all'agenda ONU del 2030. Noi proviamo a indicare alcuni obiettivi molto ambiziosi che stanno però all'altezza di quello che la Regione Emilia-Romagna vuole provare a fare, e cioè una regione che anch'essa pagherà un prezzo, in particolare l'unico che nessuno potrà restituire, quello delle troppe vite umane perdute, come nel Paese, come in Europa, come nel mondo, per i decessi dovuti alla malattia, questo terribile virus che stiamo attraversando, ma dovremo pagare un prezzo anche a una recessione, una crisi economica che rischia di trasformarsi in sociale, perché
sono calati gli investimenti, perché è crollato il PIL e perché invece che ulteriormente recuperare posti di lavoro, come avevamo fatto in maniera brillante, primi in Italia negli ultimi 5 anni, avremo anche noi da recuperare posti di lavoro perduti e qualche impresa che purtroppo ha abbassato la saracinesca. È una sfida che guarda al futuro ben oltre questa legislatura, ben oltre chi sostituirà noi nei prossimi anni, perché vogliamo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Vogliamo una completa decarbonizzazione al 2050 e quindi o la si mette in campo in questi 5-10 anni oppure non ci si arriverà mai. Vogliamo il 100% di energie rinnovabili al 2035, per gli stessi motivi, il 3% del PIL regionale da investire in ricerca, perché solo attraverso la ricerca e l'innovazione che potremo competere come sistema produttivo, economico e sociale con i posti più avanzati d'Europa e del mondo, noi ci collochiamo e ci vogliamo collocare lì, e perché vogliamo che i cosiddetti NEET stiano sotto il 10%. Prevediamo in questa legislatura una mole di investimenti pubblici privati attorno a 30 miliardi di euro. 4 obiettivi strategici: l'Emilia-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi, l'investimento sulla scuola, l'università e la formazione per noi è centrale, perché è sulla qualità di quello che si progetta e di quello che si produce che potremo attestarci ad una regione che ridarà lavoro a chi l'ha perduto e garantirà soprattutto buon lavoro, non solo un lavoro basta che sia. La società della transizione ecologica, perché abbiamo detto la sostenibilità come stella polare degli investimenti, la società dei diritti e dei doveri, a partire dal diritto alla tutela della salute e la qualità della vita attraverso i servizi di welfare, che abbiamo visto in questa crisi pandemica sempre più devono andare verso la tutela delle persone anche a casa loro, la società del lavoro, delle imprese e delle opportunità, perché senza impresa non c'è sufficiente lavoro per chi lo cerca e per chi ha bisogno di dare sussistenza a se stesso e alle proprie famiglie. Con 4 strumenti, trasformazione digitale, patto per la semplificazione, promozione della legalità, dico la parola legalità, ci torneremo tra qualche settimana, tra qualche mese, perché è nella crisi economica che il rischio di vedere qualcuno che si presenta con soldi freschi per acquistare magari un albergo in Riviera o una manifattura in Emilia ci preoccupa. E poi la partecipazione come strumento democratico di condivisione delle scelte che facciamo. Finisco su una cosa che diventa decisiva per fare tutto quello che abbiamo in mente, dicendo anche che ringrazio tutte le forze sociali e istituzionali di questa regione, perché abbiamo dimostrato che ognuno nell'autonomia delle proprie idee, noi abbiamo coinvolto anche le opposizioni nel darci contributi a quello che stavamo scrivendo, ma abbiamo dimostrato che non è vero che fare da soli aiuta a fare meglio. Venivamo dall'esperienza precedente. Abbiamo detto che se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano ci vai insieme agli altri, ma soprattutto vogliamo condividere il più possibile, ed è per questo che anche nei prossimi 5 anni, o meglio nei prossimi 4 anni e qualche mese che mancano alla fine della legislatura, ogni 6 mesi a partire da oggi prevediamo la riconvocazione del patto per correggerlo, migliorarlo, aggiungere, cambiarlo, perché nessuno nasce imparato in un mondo che cambia così rapidamente a pensare che quello che diciamo oggi vale per sempre senza nemmeno essere verificato. Gli strumenti riguardano ciò che può fare l'Emilia-Romagna. Se spegnete i microfoni ci date una mano. A partire dal proprio bilancio, dai propri investimenti. Ciò che può fare l'Emilia-Romagna col contributo dell'Unione Europea, ad esempio il settennato 2021-2027, che stiamo immaginando di scrivere attendendo di sapere cosa, ecco qui invece contributo decisivo dello Stato attraverso l'Europa, cosa potrà entrare nel Next Generation EU,
quei famosi 209 miliardi di euro di un monte complessivo di 750 in Europa, l'Italia ne ha la gran parte, la fetta più grande, che a breve dovremo indicare come progetto da consegnare in Europa, e la messa a terra senza le regioni e i comuni non è possibile per nessun governo, nemmeno il migliore del mondo. Ecco, io ho finito. C'è una grande opportunità, e questa regione l'avete visto nella classifica del Sole 24 Ore ieri, che per me non è mai qualcosa da prendere come oro colato, né quando i numeri sono positivi né quando sono negativi, ma certamente nel suo complesso dà questa idea per una regione che ha 9 province nei primi 36 posti e che al primo posto ha la città metropolitana di Bologna, cioè quell'idea che questo territorio, come ha scritto chi ha studiato quelle decine di indicatori, dimostra di essere molto più resiliente di altri o di quasi tutti gli altri. Ecco, io sono convinto che se faremo bene le cose insieme, questa regione, quando ci sarà la ripresa, e il prossimo anno è per noi quello che deve, attraverso i vaccini in particolare, arrivare alla cosiddetta immunità di gregge, che ci faccia dire che il virus certo sarà ancora trasmissibile, ma non spaventerà più o quasi più, perché non ucciderà le persone o le farà ammalare il meno possibile, noi siamo convinti di essere una terra che è capace di partire prima e meglio degli altri. Questo è l'obiettivo che ci diamo, e mi permetto di dire, senza voler insegnare niente a nessuno, che spero qualcuno, anche a Roma, guardi a questo patto, cioè a quell'idea che almeno nelle intenzioni, e dovremo dimostrare di essere capaci anche nella realizzazione, ma comunque è capace di dialogare con tutti e insieme addirittura indicare una strategia che guardi ai prossimi 10 anni per una società che sia la più resiliente possibile. Elly Schlein e poi Vincenzo Colla. Grazie, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Come diceva il Presidente, il nuovo patto è anzitutto la scelta di un metodo democratico, condiviso, concertato, ed è l'occasione di ripartire su basi nuove. Attraverso la transizione ecologica si crea occupazione di qualità, in quantità, e un'economia più resiliente, riducendo al contempo le diseguaglianze, tanto quelle sociali quanto quelle di genere e territoriali. Ecco, il patto per il clima integra quindi gli obiettivi del patto per il lavoro, che si rinnova, perché la dimensione sociale, economica e ambientale della sostenibilità sono inscindibili, come incastonati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, a cui è allineato anche l'orizzonte temporale di questo nuovo patto. Ecco, abbiamo quindi condiviso una direzione di ricostruzione che segna una svolta chiara per il futuro, e questo patto segna quell'impegno condiviso a fare ciascuno la propria parte per ripartire insieme, come sottolineava il Presidente, avviando un percorso di cambiamento urgente, ineludibile per il futuro della nostra comunità e delle prossime generazioni. Una cornice strategica costruita quindi a più mani, partecipata, per non tornare alla normalità di prima, ma provare a migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta. Partendo dalla consapevolezza che mentre affrontiamo questa crisi sanitaria, economica e sociale, ce n'è anche un'altra da affrontare che ci accompagna già da anni, l'emergenza climatica, che sta avendo un impatto molto negativo sulla salute delle persone, sull'ambiente, sull'economia, e la scienza ci dice bene che abbiamo poco tempo per risolverne le cause. In un territorio che si è dimostrato, ahimè, fragile, come il nostro rispetto agli eventi climatici sempre più estremi, esondazioni come quella che ha colpito duramente il territorio del Modenese, le bombe d'acqua, le grandinate, i periodi di siccità e impoverimento dei suoli. Ecco, a questo dobbiamo e vogliamo dare una risposta, e l'abbiamo fatto fissando 2 macro obiettivi climatici ambiziosi: sviluppare un percorso per la decarbonizzazione prima del 2050 e passare al 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035, puntando anche alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni climalteranti, all'efficientamento energetico, alla prevenzione del dissesto, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, all'economia circolare e alla riduzione
dei rifiuti, alcuni degli obiettivi che abbiamo inserito in questo patto strategico. Ecco, la firma di oggi segna la volontà condivisa delle parti di realizzare insieme questi obiettivi e costituisce quindi l'avvio di un percorso per la neutralità carbonica prima del 2050 da costruire poi passo per passo, indicando gli obiettivi intermedi, le strategie attuative di mitigazione ed adattamento dei cambiamenti climatici settore per settore, ecco, con anche gli strumenti di monitoraggio che, come ricordava il Presidente, sono poi necessari per verificare questi obiettivi, a cui daremo forma e sostanza anche con degli strumenti legislativi, una legge per il clima e con gli investimenti orientati. Importante novità di questa discussione è che si è estesa ad alcune realtà, ringrazio appunto tutti coloro che hanno partecipato, cioè hanno contribuito alla scrittura di questo testo, e è molto positivo che siederanno al tavolo del patto per il lavoro e per il clima anche Legambiente e la rete comuni Rifiuti Zero, per continuare a portare un contributo qualificato alle nostre discussioni accanto alle rappresentanze datoriali, istituzionali, sindacali e al terzo settore. Sappiamo che la transizione ecologica dovrà assumere un carattere di piena trasversalità nelle politiche che faremo, una transizione giusta perché accompagnata anche da una programmazione di azioni volte a generare nuove imprese, nuovo lavoro e nuove competenze, e aggiornare anche le professionalità di lavoratrici e lavoratori per non lasciare indietro nessuno. Una svolta, diciamolo, che accompagna quella europea, che è un fatto per niente banale, il Green Deal, l'orientamento delle risorse del Next Generation EU alla transizione ecologica, alla trasformazione digitale e alla coesione sociale, il Just Transition Fund, che aiuterà anche le nostre imprese a fare questo percorso di transizione, e il Consiglio europeo che proprio qualche giorno fa si è dato un ulteriore obiettivo ambizioso, quello di ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 55% entro il 2030. Ecco, questi sono gli obiettivi in cui ci inseriamo. Ma anche per intercettare le nuove direttrici globali, lo sa bene il collega Vincenzo Colla, con cui spesso ne ragioniamo, le direttrici globali della finanza, che si sta riorientando, diciamo, alla finanza sostenibile d'impatto. La BCE e la BEI hanno dato segnali significativi in questa direzione. Quindi, ecco, attrezziamo la nostra regione a stare dentro a questa transizione, a guidarla da protagonisti anziché subirne gli effetti. Il patto è quindi uno strumento che per la prima volta ci permetterà di orientare anche le scelte in merito alla prossima programmazione 21-27 delle risorse europee e anche quello che sarà il contributo che vogliamo dare alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma io concluderei, lasciando poi la parola a Vincenzo, ricordandovi alcuni appunto che sono gli obiettivi che abbiamo inserito: è il sostegno alla nuova mobilità sostenibile intermodale, rafforzando le reti del trasporto pubblico e rendendolo anche gratuito progressivamente per i giovani, puntando su quella, anche sulla capacità di spostare il trasporto delle merci, delle persone, sempre più sul ferro e sul mezzo collettivo, 1.000 chilometri di nuove piste ciclabili, un obiettivo di ridurre il traffico privato di almeno il 20% entro il 2025, ma anche di installare nuove 2.500 punti di ricarica per la mobilità elettrica entro il 2025. Il piano di riforestazione della regione, che ha già avviato con successo per 4 milioni e mezzo di nuovi alberi, e anche degli obiettivi stringenti di riduzione dei rifiuti non riciclati e di raccolta differenziata, ma anche lo sforzo che dovrà fare il mondo dell'agricoltura, che firma con noi questi impegni, sapendo bene che dovremmo affiancarli, sostenerli per passare alla produzione biologica integrata per oltre il 45% della superficie agricola utilizzata. Quindi capite bene che servirà anche un forte investimento in ricerca, formazione e innovazione tecnologica, che necessariamente ci accompagnano in questa direzione. Del piano del dissesto ho già detto, ci lavoreremo trasversalmente con gli altri assessori competenti, a partire dall'assessora Priolo, che è molto impegnata proprio in queste ore su questo versante, e insieme anche con interventi sul miglioramento della qualità dell'aria, insieme necessariamente alle altre regioni del bacino padano che sono interessate. Quindi, ecco, era per darvi uno spaccato di alcune delle questioni che troverete in questo forte documento molto avanzato di 35 pagine e che segna davvero la svolta che serve, a mio avviso. Certo, un percorso che parte da oggi, che va costruito passo per passo, ma avremmo potuto scrivere la migliore strategia calandola dall'alto, non sarebbe servita. Sappiamo che questa sfida la vinceremo se ciascuno di noi si assume questa responsabilità condivisa di farla propria parte. La Regione Emilia-Romagna c'è, ci vuole essere passo per passo, e in questo modo noi daremo il nostro contributo. Grazie. Penso che questo patto rappresenta un posizionamento
strategico per i prossimi 10 anni. La novità è che rispetto ai patti precedenti, davanti abbiamo la discussione del sessegno europeo, abbiamo una grande novità che è il Recovery Fund, e quindi abbiamo deciso e condiviso un posizionamento strategico dei prossimi 10 anni. Penso che esca anche un rafforzamento di quell'idea molto forte che c'è in questa regione di partecipazione, di corpi intermedi che si riconoscono, un modello di democrazia condiviso a monte, quindi prima di decidere condividiamo, e un posizionamento di un'Emilia Romagna che sta nel mondo. Guardate che l'Emilia Romagna, se non è nel mondo, non è. Abbiamo preso come riferimento ONU 2030, quindi il posizionamento dell'ONU che sta cambiando la cultura nel mondo, sta cambiando la politica, cambierà le istituzioni, cambierà il modo di approcciare anche delle comunità. È una regione, è un patto che ci fa stare sempre più legati con l'Europa. L'Europa è un fatto determinante per questa regione. E ovviamente con questo patto andiamo in relazione col nostro paese, così come diceva il Presidente, questa regione vuole aiutare il suo paese, ha un patrimonio di conoscenze, di saperi, di imprese, e quindi sta anche in questa traiettoria. Ovviamente vuole essere anche pronta come regione al grande cambiamento della transizione giusta. C'è un cambio inedito, un cambio di paradigma. In quel cambio noi dobbiamo essere pronti. Questo patto, al di là del corpo a corpo che stiamo facendo ancora con il Covid, posiziona un'Emilia Romagna che guarda il suo futuro, ha un'idea del dove vuole andare, un fatto molto importante. E dentro ai contenuti io vedo una novità, un tratto, quasi un sentimento di tutti coloro che l'hanno firmato. È possibile creare lavoro governando l'innovazione, creando sostenibilità. Creare lavoro vuol dire governare l'innovazione. L'innovazione, se non la governi, polarizza, rischia di creare gli ottimati e una bolla di lavoro povero, mentre invece noi dobbiamo creare in questa regione quel ceto medio che ha sempre fatto la storia istituzionale e politica, la forza di questa regione. Il ceto medio non sono i ricchi, sono le imprese di qualità, sono le competenze, saper fare il lavoro di grande qualità. E dobbiamo creare anche lavoro nel nuovo welfare. Tra lavoro e impresa, non dimentichiamoci mai, c'è un motore che si chiama welfare, e dall'altra parte dobbiamo ricucire. Questo patto vuole ricucire le fratture tra territori, le fratture tra soggetti, le fratture tra città. È un'operazione di ricucitura democratica molto importante, e abbiamo, per concludere, posizionato un tratto. Se io la guardo dal punto di vista produttivo, se la guardiamo dal punto di vista produttivo, questa regione è un patrimonio incredibile. Questa è la regione delle filiere. Medie imprese, grandi imprese che stanno con dei prodotti di nicchia di grande qualità nel mondo, e dietro tante piccole imprese che devono diventare partner di queste medie imprese, grandi imprese. Le filiere diventeranno fondamentali per la capacità di creare valore aggiunto. Allora cosa lanciamo in questo patto? Il più grande New Deal dei saperi, delle conoscenze, delle abilità, dell'intelligenza delle mani, come direbbe Tullio De Mauro. Una grande operazione di prospettiva, la formazione, il sapere, sarà lì il grande cambiamento. Il diritto a sapere, a conoscere, diventa per noi un fatto determinante, perché solo col sapere faccio la ricucitura, solo col sapere faccio la nuova democrazia al passo con questo cambiamento. Vogliamo veramente recuperare e dare una risposta al lavoro perso, alle imprese perse che abbiamo perso nel 2020. Se c'è la ripresa, questa regione non solo è in grado di stare nella ripresa, ma è in grado di avere un posizionamento molto innovativo e strategico per il suo futuro, per creare lavoro, per creare impresa, per creare innovazione, e siamo dentro alle filiere dell'innovazione del mondo. Grazie. Buongiorno Presidente, sono Stefano Castellati, Agenzia Italia.
se posso fare una domanda, diciamo, non precisamente legata alla presentazione di oggi, ma molto importante sul piano nazionale, perché si sta discutendo delle nuove restrizioni sul Natale. Il governo ha, come dire, due linee, cioè la linea più dura su un possibile lockdown sullo stile della Germania, e l'altra un po' più morbida, di restrizioni maggiori ma non così pesanti. Lei ha sempre un contatto diretto con il territorio e quindi le chiedo, secondo me, quale sarebbe la soluzione migliore. Grazie. Altre? Buongiorno, Annalisa Dall'Occa di ADN Cronos. Anch'io avevo una domanda, non prevalentemente alla conferenza stampa di oggi, ma vivete in un altro mondo, rispetto a noi. Volevo solo chiedere se in questi giorni sono stati fatti diversi appelli alla popolazione rispetto a un comportamento responsabile anche alla luce di quello che è avvenuto nei giorni di assembramenti. Chiedevo, insomma, se il rischio, se lei si unisce, Presidente, a questi appelli contro il rischio di una terza ondata così vicina alla seconda, per gli ospedali ancora alle prese con i malati della seconda, e se la Regione ha già, sta già valutando delle misure eventualmente da applicare in caso di una terza ondata. Grazie. Perdonate, domande inerenti all'argomento. Cioè, noi oggi presentiamo un patto che va al 2030 con 30 miliardi di euro di investimenti in legislatura. Io rispondo a qualsiasi domanda, ma rimango un po' stupito se l'unica domanda, perdonatemi, è quella rispetto alle restrizioni. Io ho due domande inerenti al patto. Prego, prego, prego. Prolungare il meccanismo di blocco dei licenziamenti dopo che verrà concluso lo stato di crisi legato alla pandemia. Sappiamo benissimo che quella è una delle principali preoccupazioni dei sindacati, e quindi uno degli esempi che si potrebbe dare in Emilia Romagna con questo patto potrebbe essere quello di portare avanti, diciamo, la tutela dei lavoratori. La seconda, magari mi è sfuggito, vorrei capire meglio, come funzionerà il rapporto tra la scelta dell'impiego dei fondi di Next Generation e i sottoscrittori del patto, cioè se ci sarà un meccanismo per cui ogni scelta passerà dal tavolo allargato del patto, se verranno consultati prima o alla fine delle scelte. Questo ovviamente al netto che bisogna capire anche quanti fondi arriveranno ancora in Emilia Romagna e come potranno essere spesi. Queste due, grazie. Posso aggiungere una da provvisione del TRC, e so che avete chiesto, tra le altre cose, da parecchio, in tempi non sospetti, che una parte del recovery funding è destinata alla richiesta del governo nazionale al nodo idrogeologico, ne ha parlato anche l'assessore Fiola l'altro giorno. Volevo capire se avete avuto garanzie concordanti su quella e poi sul recovery in generale, perché mi sembra che fosse tutto pronto per consegnare la richiesta puntuale e precisa, però ovviamente si parla anche di ritardi, di sapere di fondi. Ne avrei una anch'io. Mi prego, prego, prego. Ecco, mi chiedevo se i 30 miliardi che stimate come, diciamo, investimenti complessivi del sistema pubblico e privato, di questi 30, i 14 miliardi sono quelli del famoso bazooka di cui si parlava in primavera, cioè se sono gli investimenti che avevate già messo, diciamo, nel conto. Grazie. Altri? Allora, tolgo subito la questione extra patto per il lavoro e per il clima. Noi nelle prossime ore, questi giorni, discuteremo con il governo come regioni per capire come arginare il rischio di una terza ondata che
che ci sia chi ne capisce più di noi dal punto di vista scientifico, dice che è inevitabile, ma il tema non sarà l'inevitabilità o meno, sarà la forza di quella terza ondata, cioè se sarà troppo robusta o invece, come ci auguriamo, lieve. Per fare questo si studiano quotidianamente le curve di contagio. Avete visto che una regione come l'Emilia-Romagna in un mese è scesa da un R con T, che è la trasmissione del contagio, come sapete meglio di me, da 1,64 a 0,81, quindi dimezzandosi, ma certamente complessivamente la curva del contagio è scesa in Italia in maniera meno robusta di quello che si poteva prefigurare. Peraltro non c'è mai stato un lockdown totale come ci fu, ricorderete, nel, diciamo, marzo, ecco, per collocarlo temporalmente, aprile, quei due mesi dell'inizio dell'anno. Dopodiché, siccome non possiamo richiudere tutto e tutti, a partire dal fatto che la scuola ha bisogno di ripartire all'inizio del prossimo anno, dobbiamo capire se, e vogliamo capire intanto l'intendimento del governo dopo le discussioni che stanno facendo in queste ore, quale può essere, e vediamo se c'è una disponibilità delle regioni a valutare insieme quali ulteriori restrizioni possano o potrebbero da qui all'inizio di gennaio aiutare, diciamola così, a non fare rialzare i contagi che stavano e stanno scendendo. Però ogni cosa che dicessi in questo momento sarebbe prematura, perché il confronto ci sarà, e ci sarà tra, immagino, domani, probabilmente domani e dopodomani. Dobbiamo fare le cose per bene, alla luce anche di quello che avete visto stanno facendo altri paesi europei, dove la situazione non è identica in ognuno, ma insomma, alla luce della situazione territoriale, valutare come si possa arginare il rischio di una nuova impennata. Lo dico anche a tutela in particolare dei professionisti della sanità, che dal febbraio scorso, lo si ricorda sempre troppo poco, sono impegnati in una sfida che non gli fa più distinguere la notte dal giorno e la domenica da un giorno settimanale. Quindi anche, tra virgolette, per rispetto di quello straordinario lavoro, mettendo a rischio le loro vite per salvare le nostre, che stanno facendo. Vediamo se sarà necessario, se si valuterà necessario da parte del governo, guardando le stime e il lavoro che sta facendo il Comitato Tecnico Scientifico, e vediamo che confronto ci può essere con le regioni. Lo faremo nelle prossime ore. Per quanto riguarda il resto, dico due cose, poi lascio a Vincenzo la parte sul tema difesa del lavoro ed Elli se vuole aggiungere qualcosa. Allora, su Next Generation EU noi abbiamo detto che parte prioritaria deve andare ad alcune voci che sono la sostenibilità, e quindi lì dentro, rispondo alla domanda, anche una buona parte di risorse che servono adesso al di là del nodo idraulico di Modena, per il quale abbiamo già candidato progetti per circa 20 milioni di euro ulteriori, ma diciamo più in generale, non voglio stare al particolare, tutto quello che sta alla voce investimenti in sostenibilità anche dal punto di vista infrastrutturale, che sia materiale, come il caso che ho citato, sia anche immateriale. Penso, come seconda voce, tutto il tema della digitalizzazione completa del nostro territorio come opportunità da dare a chiunque. Ho letto di questi possibili 9 miliardi di euro sulla sanità, ribadisco che sarebbero troppo pochi, io mi unisco alla voce e all'appello che ha fatto il ministro competente alla salute Speranza. Ci è stato spiegato che, legittimamente, per chi la pensa così, io non la penso così, i 36 miliardi di euro del MES non venivano presi perché avremmo trovato corrispondenti risorse dentro al Recovery Fund. Se saranno 9 miliardi, tutto da valutare, perché poi di certezze non ce n'è, mi auguro non ce ne siano in quel caso, vorrebbe dire un quarto di quel costo complessivo, quando
il Ministero della Salute dice per sua sponte che ha decine di miliardi di euro di progetti da mettere in campo. E se non c'è un investimento adeguato per la sanità pubblica, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, io non so cosa debba succedere nel mondo e nel nostro paese per non fare un investimento che recuperi in parte ritardi del passato, o dove le cose tutto sommato funzionano ancora, investa sulla necessità di innovazione a partire dalla medicina domiciliare per il futuro. La discussione che faremo con le parti sociali è chiaro che non potrà essere attenta alla singola voce. Diciamo è che sul complesso di necessità noi abbiamo chiesto e raccolto anche quali erano le priorità per le varie forze sociali e anche quelle ad esempio istituzionali, cioè a partire dalle province, dai comuni capoluogo. Così come la programmazione dei fondi europei, la parte emiliano-romagnola, attendiamo di sapere quanto è quella del Next Generation EU rispetto alla messa a terra nei territori, per non fare doppioni e per utilizzare quel secondo strumento che riguarderà però la programmazione dell'Emilia-Romagna, questo davvero in maniera molto autonoma da parte nostra, per inserire eventualmente lì lacune che ci fossero per progetti non entrati dall'altra parte. I 30 miliardi di euro tengono sì certamente conto dei 14 miliardi di euro circa che rientravano nella programmazione, ricorderete, triennale, ma anche quei 30 miliardi nella legislatura potrebbero, e me lo auguro sia così, trovare ulteriori aumenti, perché quello che succederà nei prossimi anni sarà molto legato alla quantità di progetti che verranno inseriti dentro a Next Generation EU, cosa succederà attraverso gli investimenti della programmazione europea. Vi dico una cosa in più, l'ho voluta tenere per la chiosa finale. Noi siamo una regione che esporta tantissimo, più di tutte, ed è per questo che giustamente Colla diceva lo sguardo sul mondo. A me è venuto a trovare l'ambasciatore italiano in Italia del Giappone, quello dell'India, quello del Messico, e si aggiungono alle tante relazioni che abbiamo con Cina, Stati Uniti, dove stiamo aumentando le relazioni, o il Canada, o il Sudafrica, o l'Argentina, o tutta l'Unione Europea. Noi siamo una regione d'Europa, orgogliosamente. Poi però c'è anche l'attrattività di imprese. Noi parliamo di 30 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati. Faccio un esempio. Dovessero andare in porto alcuni progetti di investimento della nostra regione su filiere, dall'automotive all'agroalimentare ad altre, è chiaro che quella dotazione di investimenti ne genererebbero altri. Noi siamo sempre stati una regione a forte vocazione esportatrice. Vi confermo che nei prossimi anni abbiamo già emesso un primo bando da oltre 20 milioni di euro, faremo bandi per l'attrattività di imprese sane, serie, che vogliano investire qui, con due però obblighi: uno, di assumere solo con contratti a tempo indeterminato per dare stabilità al buon lavoro, e l'altro investimenti in ricerca e innovazione, visto che abbiamo detto è lì che c'è la qualità del lavoro. E se andrà come è andata negli anni scorsi, è chiaro che questo genera più lavoro di quello che immaginiamo e indotto più di quello che immaginiamo. Così come tutto quello che sta alla voce investimenti green, green industry, green economy, a seconda anche di quello che dentro al Green New Deal potrà essere finanziato o generato nei prossimi anni, è chiaro che potrà essere un motore di sviluppo superiore a quello che immaginiamo. E poi da ultimo c'è una voce che oggi è la più in difficoltà, perché non esporta merci che non portano contagio ma importa le persone, che è il turismo. C'è un motivo perché Rimini, che pur rimane nelle prime 36 province italiane, è l'unica che fa più fatica delle altre, che aumentano tutte, perché Rimini la quasi totalità della sua economia, o la gran parte, è data dal diretto e dall'indotto del turismo. E nell'anno in cui il turismo è il settore, o uno dei settori, insieme in particolare allo spettacolo, alla cultura, tra i più colpiti, è evidente però che se nei prossimi anni, tornando le persone a circolare
e noi a promuovere il territorio torneremo ai numeri straordinari che avevamo conosciuto negli ultimi anni, anche lì quello che oggi si vede con più fatica, noi siamo molto fiduciosi, potrà generare ulteriori e nuove opportunità di lavoro, di impresa e di redistribuzione della ricchezza sul territorio. Quindi questo lavoro cercheremo di farlo insieme ovviamente a coloro che hanno firmato il patto, ma come dire, noi siamo convinti che questo patto, vorrei se ne comprendesse almeno la ragione davvero di straordinarietà che ha, è dentro alla pandemia, non a caso firmato, abbiamo voluto entro l'anno, quella, tra virgolette, binario parallelo che mentre cerchiamo, e comprendo il perché mi abbiate fatto la domanda su possibili restrizioni o meno, perché viviamo dentro a quella pandemia che se non, diciamo così, risolta, rischia da sanitari di trasferirsi a economica e sociale. Ma proprio perché noi non possiamo non farci trovare pronti, quando sarà il momento, speriamo presto, abbiamo messo in campo una piattaforma, chiamiamola così, nella quale vogliono essere già oggi chiari gli obiettivi strategici, perché non si perda altro tempo a individuarli quando dovremo invece realizzare quegli obiettivi strategici. Questo credo sia la forza di questo lavoro, e lo dico per la noi, cioè per noi classe dirigente, che saremo misurati sulla capacità rispetto alle parole che usiamo oggi, se saremo capaci di trasformarle in fatti, ci mancherebbe altro. Però non credo sia una cosa così banale vedere qui una terra che invece che litigare sta lavorando insieme e prova a dire che si occupa più di questo piuttosto che di altro. Grazie mille. Sì, rispetto alla domanda, rispetto al tema, immagino licenziamenti 21 marzo, ma lì ovviamente bisogna evitare l'effetto precipizio, che secondo me, guardate, non è solo dei lavoratori, anche, ma quando tu perdi, cioè, l'effetto precipizio trascini anche le imprese, non è che reggono le imprese senza lavoratori, ecco, quindi questa cosa che sembra solo un fatto lavoristico, invece è un fatto di tenuta, di coesione sociale, è un fatto molto importante. Nei giorni scorsi abbiamo già allestito una discussione che poi è ripresa anche come traiettoria dentro il patto con il governo, con la Catalfo, con il ministro, e per tenere insieme tre pezzi fondamentali che vanno riformati, mentre oggi sono staccati tra di loro e sono verticali. Proprio adesso? E sono tre pezzi che vanno tenuti insieme quale modello di sistema. Uno sono gli ammortizzatori, due sono le politiche attive, tre sono la formazione. Questi tre pezzi devono parlare tra di loro, perché non è che possiamo mettere un paese solo con gli ammortizzatori e dimenticarci della possibilità delle politiche attive che creano lavoro, di fare la formazione per l'alfabetizzazione digitale, quale condizione per ridurre il mismatch che comunque avremo. In questa operazione il governo si è reso disponibile, non solo ovviamente con l'Emilia Romagna, con tutti gli assessori e anche, mi sembra, con le parti sociali, sarà una discussione molto importante, ma fatemi dire un fatto. Questo sistema reggerà se noi siamo in grado anche di far ripartire gli investimenti. Non c'è un sistema delle protezioni che regge se sono bloccati gli investimenti. Guardate, vi faccio un esempio. Quando abbiamo detto al governo fate ripartire il mercato interno perché le filiere internazionali avranno tempi più lunghi, questa operazione che si sta facendo sul 110%, gli ecobonus, oltre che dare una risposta ambientale, ovviamente, perché l'un terzo, l'impatto dell'abitare, l'un terzo sull'ambiente, lì sa benissimo, lì si stanno muovendo filiere importantissime. Muovere l'edilizia sul mercato interno è fondamentale, si muove la filiera del ferro, della chimica, del legno, si muove il terziario perché trattorie, alberghi, ristoranti, si muove la ceramica, provate a immaginare un distretto come il nostro in Italia e sappiamo che lì si può creare tanto lavoro, non dimentichiamo mai che quella filiera ha grande drenaggio di lavoro, anche nel 2008 quando abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro 600.000 erano nella filiera dell'edilizia.
fare muovere quelle cose vuol dire dare la risposta più importante, ed è per questo che abbiamo chiesto, mi raccomando, sugli investimenti, giustamente come dice il Presidente, le risorse che sono a disposizione mettiamole a terra. Secondo, e concludo, secondo me bisognerà fare un'operazione per guardare bene le filiere che avranno il diritto di star dentro la ripresa. Quali sono le filiere che avranno tempi più lunghi? Sono quelli di aggregazione pubblica, che avranno ancora una gettata un po' più lunga. Possono essere ovviamente gli aeroporti, le fiere, la cultura, lo spettacolo, lo sport, il terziario. Ecco, se dobbiamo fare un'operazione di protezione, non più i codici Ateco, ma scegliamo quali sono le filiere che dobbiamo accompagnare alla ripresa, quindi un'operazione chirurgica rispetto al come noi gestiamo anche il sistema delle protezioni. È una riforma di portata inedita, ci sono le condizioni per farle, ovviamente in due tempi, una prima risposta il 21 marzo e una grande riforma che guarda il cambiamento culturale e anche il cambiamento delle manifatture in questo Paese. Grazie. Se non ci sono... vuoi dire qualcosa? Sì, una cosa finale la dico, ma... Niente, in realtà mi ha già anticipato Vincenzo sul tema dell'ecobonus. Volevo anch'io aggiungere che anche per i dati che ci danno le organizzazioni economiche e imprenditoriali, quella è una grande occasione di svolta, perché permette una strategia win-win anche per le imprese, cioè risparmiano le famiglie e le imprese in bolletta, ma al contempo dai un contributo essenziale alla riduzione delle emissioni così nocive per l'ambiente e la salute, quindi è il tipo di strategia che servono. Quindi questa è un po' l'ottica. Altro non ho da inserire, perché ha detto perfettamente il Presidente, cioè noi mentre affrontiamo questa crisi abbiamo dovuto innovare tutti i nostri strumenti di supporto alle persone, alle famiglie, alle imprese, al lavoro, ma vogliamo anche non perdere uno sguardo che guarda al futuro e che guarda al mondo. Ecco, questo è proprio il senso del patto, farlo insieme per segnare che impariamo qualcosa da quello che è stato l'impatto drammatico della pandemia sulla nostra regione, che vuol dire sanità pubblica, vuol dire territoriale, vuol dire investire sulla domiciliarità, ripensare il sistema socio-sanitario e investire su un welfare sempre più di prossimità, ma vuol dire anche imparare qualcosa dalla crisi precedente 2008-2009, che hanno pagato maggiormente, lo sappiamo, i giovani e le donne. Per questo che nel patto, oltre agli obiettivi strategici e ai processi trasversali, ci sono due fil rouge che uniscono, che è quello della transizione ecologica, del contrasto alle diseguaglianze, in cui guardiamo in particolare a riscattare le donne, sapendo che è una questione non solo di diritti, ma anche di opportunità economiche per tutte e per tutti. Grazie. C'è qualcos'altro infine o vi salutiamo? Allora buon lavoro a tutti. Grazie. Buon lavoro. Siamo fatti per due. Grande.